zombie apocalypse. Allora, rieccomi dunque con un altro nuovo video di OG, tutti nello stesso momento li sto registrando perché poi li mando a caricare direttamente su YouTube. Questi sono il video, scusate se sto ancora guardando qui, devo guardare qui. Sì o no, sto riprendendo. Quindi questo è il video dei preferiti del mese di luglio, perché lo so che ho sbagliato a fare il video di, come dire, in settembre, ma dovevano essere fatti in luglio, ma luglio purtroppo non l'ho potuto fare perché, ahimè, avevo voglia di fare altri video più belli di questo. Vabbè, a parte le ciance che sto dicendo, adesso mi è sconcentrata lei, vabbè, no comment. Allora, vi stavo dicendo praticamente i preferiti di luglio e settembre, o agosto e settembre, fate un po' voi, comunque questo è. Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che sto utilizzando sempre quasi la solita palette, ed è questa qua della Deluxe di Makeup Revolution, da non so quanti colori, perché io sinceramente non me li ricordo tutti, comunque vabbè, sono questi. Uso sempre gli stessi, se andate a vedere il video che caricherò o prima questo o quello, comunque vi faccio vedere che utilizzo questa palette, utilizzo, che vi ho detto che utilizzavo questa palette. Poi, come crema, che è ancora crema, più che altro siero che sto utilizzando, ed è questo qua della Water 89, no, che dico, 89, Mineral 89, ed è questo qua, vedete? No, non si vede una mazza. Water 89, Mineral 89, e vabbè, quello avete capito, no? E questo qui è gialloso, e l'ho visto da Makeuptea, ma l'ho visto anche da da Makeuptea, da Giulia Cova, tutti quelli youtuber, creator, e mi sta piacendo. Non ha odore perché ne ha poco, ha profumazione normale, semplice, appunto. E poi come altro preferito del mese, allora, le canzoni mie del mese sono Solo un minuto, ovvero dei Gemelli Diversi. Solo mi dammi solo un minuto, un attimo ancora. Sono stonata, lo dico, non sono sempre attonata come credono altre mie, come credo una mia cugina. Sono attonata quando riesco, quando no, c'è un petro. Ho detto solo metto un pezzo, quindi evitiamo il copyright sul mio canale. Poi l'altra canzone che mi piace di Fabi J, no, non di Fabi J, che dico, di, che piace anche a Veronica, la bambina mai cresciuta, era quell'altra di Luna Pop, sì, è come bello andare in giro, è bella quella, quella canzone è molto bella. Sì, poi, ma com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Na 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 na. Bella, ciao a tutte ragazze. Poi, no, era un saluto non per chiudere il video, era un saluto per dirvi ma quanto è bello andare in giro, basta. Poi, come altre canzoni, cosa c'è? No, canzoni, scusate, preferiti del mese, mi stavo già un po' perdendo, vabbè. Il gloss, che non so dove l'ho messo, il lip gloss, dove l'ho messo? Il lip che l'ho perso. E sì che l'ho perso. Ah no, ce l'ho sotto gli occhi. In mezzo alla fascetta è un po' zozzetto, però vabbè. Allora, la bello crayon, come l'ho detto, crayon, della Valentina Ferragni, ecco qua, molto bello. No, adesso non lo metto per quelle labbra che fanno veramente, non dico cosa,
però mi piace molto. Non, vabbè, mio ne potrei anche fregare, ma sinceramente per me non si fa. Lo metto quando ho fatto lo scrubbino le labbra, ma in questo momento nine, non lo metto manco morta, perché no, non me lo sento. Fa anche un po' schifo metterlo con le labbra tutte piene di non so cosa. Comunque vabbè, niente ragazze, era per dirvi che questo è il mio preferito. Yeah, e vai. Poi, come quando metto altri trucchi sul viso, allora, come cibo preferito sto preferendo molto un cibo che è un piatto di piatto monoportata, che si mette appunto quando si va negli agriturismi sardi, appunto, ed è il piatto che mangiavo quando sono andata in una gita scolastica per metà Sardegna. Cosa si intende per metà Sardegna? Sono stata a Orgosolo, Arborea e Cagliari, e altro dov'era? Vabbè, basta, non sono andata da altre parti. E lì appunto a Orgosolo ho mangiato rucola, bresaola e formaggio. Mamma mia, una bontà unica, buonissimo. Poi cosa ho mangiato altro? Ho mangiato come piatto pasta al forno, no, non, vabbè, il piatto preferito è appunto la pasta al forno, come anche come piatto, come antipasto, quando si va agli agriturismi, quello che vi ho appena citato, bresaola, rucola e formaggio, buonissimo, col prosciutto tante volte, quello proprio fatto in campagna. Ma cosa non è? Voi direte, ma cosa ti, che cosa stai dicendo? Raga, fidatevi che è buono, tutto molto buono, è squisito. Quindi non mi dite che non va bene, perché ognuno in casa sua mangia quello che crede. Però se poi il pop fa un po' far senso, non è colpa mia. Comunque, vado alle ciance, andiamo avanti. Altro preferito del mese? Vabbè, a parte le ciabatte che indosso, che mi stanno comodissime, della Dr. Scholl, le amo, le adoro, sono fantastiche, ci sto comodissima, sembra di camminare sulle nuvole, tante perché mia nonna mi dice che, ma stai camminando scalza? No, ho le faggio, come dice in gallurese, le ciabatte, i patitti. Beh, vabbè. Poi, musica preferita che ascolto? No, musica ancora, sta musica, scusate. Allora, come bevita preferita a volte la camomilla, perché appunto mi calma, ma non solo quella. L'acqua, sto bevendo tanta acqua in questo periodo, mi sto saziando di acqua, saziando si può per dire, perché bevo tanta acqua e mi fa anche bene la pelle. Non fa miracoli, però aiuta a togliere le tossine e vabbè, lasciamo perdere, altra cosa, si sa. Poi cos'altro? Sogni belli che sto facendo? Nessuno, comunque non ci interessa. Bagno schiuma preferiti, sempre il Vidal. Come, allora, come film la sera sto guardando, o trasmissioni, vabbè, non ci importa. Più che film sto guardando film sulla Sicilia e sulla Calabria. Ma non so, sto qua a dirvi che cosa, se volete guardare sulla TV, su canale 5 ne trasmettono tanti, ma anche su Rai 1, a volte al pomeriggio, l'estate, quando non volevo andare al mare, non uscivo per niente, mi guardavo Montalbano. Ma che Montalbano? No, Don Matteo sul Rai 1, e sempre su Rai 1, prima quando finivano appunto Una vita, e un altro programma che adesso non mi ricordo, un'altra serie soap opera, mi guardavo che cosa, ah sì, Le sei sorelle, programma, vabbè, soap opera su Rai 1, fantastica. Dopo Don Matteo, no, prima di Don Matteo c'erano Le sei sorelle, sto confondendo adesso, scusate, c'era Le sei sorelle e Don Matteo a seguire, e poi basta. Adesso mi sto riguardando Barbara D'Urso. Prima di Barbara D'Urso, Barbara Palombelli, che amo in assoluto, mi potete linciare quanto volete, ma a me piace da morire Barbara Palombelli, e anche la D'Urso non è male, ognuno ha i suoi pro e i suoi contro su Barbara D'Urso, ma a me non mi interessa, a me piace da morire, ne tira fuori argomenti un po' non tanto carini, ma alle volte aiuta anche le persone più bisognose di questo mondo.
E questo l'ammiro tanto, mi sta molto a cuore, Barbara, per questo. Mi piace veramente tanto. Brava Barbara, mi complimento con te, sei veramente una grandonna in gamba. Poi, basta ragazze, altro come altri programmi, TV, niente. Sto uscendo di più adesso perché se mi vedete fare meno video è perché sto uscendo di più. Appena uscirò di meno farò più video o viceversa anche, vabbè, farò videovlog, vediamo chiacchiericci, vediamo da farsi. E niente ragazzi, che dire, ci vediamo. Se siete, allora sostenetemi con un like e attivate la campanella, iscrivetevi e commentate se vi fa piacere questo video di preferiti, un po' confusionario, ma sperando che vi sia piaciuto. Un bacio e a presto, ciao! Click on zombie apocalypse.